Manca una giornata al termine del campionato di eccellenza. Ai nostri microfoni il presidente del Casanova, presidente delle Cave. Presidente, alla luce di quanto è successo nelle ultime settimane nel campionato di eccellenza e promozione, il tuo fermo no alla violenza come presidente del Casanova, si condanna la violenza, accettiamo sempre il risultato del campo, massima sportività, fair play, e al di là del risultato non saranno né vincitori né vinti, deve sempre rionfare il calcio. Sì, secondo me la violenza è stupida, perché la violenza divide, non unisce, solo lo sport unisce, secondo me. Io sono sempre contro ogni tipo di violenza, omofobia, razzismo, tutto, su tutto, perché non è giusto che un ragazzo va a giocare a calcio. E poi la violenza, secondo me, è stupida, non deve esistere sui campi, ma non solo in queste categorie, in tutte le categorie. Diciamo no alla violenza, sì allo sport, il calcio e lo sport in generale, perché solo così si può comunicare, si può cambiare qualcosa, perché anche grazie allo sport si può cambiare qualcosa, si può vivere meglio. Il mio appello, la violenza è stupida, la violenza affermata proprio al 100%. Il tuo incoraggiamento al presidente Sestile, ha ritirato la squadra dal campionato, un atto d'amore per i colori gialloblu, sono stati donati a una categoria del settore giovanile, sappiamo quanto ci tenga alla sua squadra, il tuo in bocca al lupo. Una cosa di prima? Sì. Se le partite si giocano sul campo, si vince, si perde, si pareggia, poi dopo è finita la partita, tutti, ecco qua, come adesso, come altre partite che ci stringiamo la mano, arrivederci, ci vediamo un'altra volta, e questo è il bello dello sport, e così deve essere sempre. Torno a ripetere, la violenza è stupidissima, tutti i tipi di violenza, razzismo, omofobia e tutto. Presidente Sestile, vorrei fare un bocca al lupo al presidente Salvatore Sestile, che io ho avuto modo di conoscere, che già lo conoscevo, che ha ritirato la squadra del campionato. E dica a lui di l'anno prossimo lo voglio rivedere di nuovo in campo tra virgolette, cioè sugli spalti, magari vicino a me, a vedere una bella partita e a divertirci come ci siamo divertiti altre volte.